Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con il DPCM che è entrato in vigore nella giornata di ieri e sarà valido fino al prossimo 6 di aprile. Nella mattinata di sabato, riunione del Comitato della Protezione Civile insieme a Figliuolo, il nuovo commissario per l'emergenza straordinaria. Dalla giornata di domani cambieranno i colori in alcune regioni, passeranno in rosso la Campania e l'Emilia-Romagna, con Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione e bianca la Sardegna, che ha confermato l'obbligatorietà dei test agli arrivi. Intanto l'RT nazionale supera nuovamente quota 1 con il tasso di positività che è leggermente in calo. In base a questi che sono stati i numeri, il ministro della Salute Roberto Speranza ha appunto firmato le nuove ordinanze che entreranno in vigore dalla giornata di domani. Sul caso specifico della Sardegna è stato confermato dal governatore Solinas che chi vorrà fare l'ingresso sull'isola e non è vaccinato o comunque non è in grado di certificare di essere sottoposto ad un tampone prima dell'arrivo, o si potrà recare presso le aree dedicate nei porti e aeroporti per sottoporsi ad un tampone rapido antigenico, oppure entro 48 ore si deve recare in una struttura autorizzata e sottoporsi al tampone molecolare, o infine la terza e ultima alternativa, porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni. Il nuovo DPCM, come si diceva, è entrato in vigore e a spiegare quello che è il modus operandi delle prossime misure è stato il ministro della Salute Roberto Speranza che ha parlato al Corriere della Sera, ha detto abbiamo confermato il modello per le fasce perché le situazioni geografiche sono differenti. È chiaro che monitoreremo giorno per giorno quella che sarà l'evoluzione epidemiologica adottando quelle che sono le misure necessarie anche alla luce di quella che è stata, di quella che è la presenza delle varianti sul nostro territorio. Io come ministro sono rigorista perché sono realista, ricevo chiamate preoccupate dei governatori che stanno firmando delle ordinanze restrittive tipiche della zona rossa. In realtà, ha detto il ministro, la seconda ondata non è mai finita. Ci stiamo accorgendo di una ripresa molto forte dovuta all'impatto delle varianti che ci sta obbligando a prendere misure sempre più restrittive sul territorio. Per quanto riguarda invece il capitolo dei vaccini, ha concluso il ministro, i nostri numeri sono in linea con quanto avviene in Germania e Francia. Figliuolo farà un gran lavoro che ci consentirà di accelerare quella che è la campagna una volta che avremo avuto a disposizione più dosi. Contagi Covid nazionale nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute sono 23.641 i nuovi positivi a fronte di 355.024 tamponi processati, con la consueta ormai distinzione tra test molecolari e test antigenici. I deceduti sono stati 307, il tasso di positività è arrivato al 6,6%. Aumentano di 327 unità i ricoveri nei reparti ordinari, mentre di 46 posti letto quelli di terapia intensiva. Sul punto sentiamo il report settimanale della cabina di regia. Questa settimana la situazione epidemiologica mostra una tendenza al peggioramento e l'incidenza di casi di Covid-19 cresce a 195 per 100.000 abitanti. Anche l'RT è in salita e si fissa intorno a 1,06, quindi dopo 7 settimane supera di nuovo l'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva, siamo intorno al 26%, quindi anche questo è in salita, anche se di poco al di sotto della soglia critica del 30%. La circolazione di varianti, soprattutto quella inglese che ormai è predominante, di quella brasiliana sul territorio nazionale, rafforza la necessità di interventi di contenimento anche a livello locale e un'accelerazione della campagna vaccinale. In Campania sono 2.843 i nuovi positivi nel consueto bollettino dell'unità di crisi regionale. Di questi positivi sono 206 le persone
sintomatiche. I tamponi sono stati invece 25.527, di cui 5.038 antigenici, con la percentuale che ha il tasso di incidenza che è arrivato all'11,13%. A fare il punto sulla situazione regionale con la Campania, che ricordiamo entrerà in zona rossa a partire da domani, è il presidente De Luca. Lo ascoltiamo. Dunque, come era ampiamente prevedibile, ormai siamo in zona rossa, perché questo livello di contagio non si può più reggere, perché la ricaduta sulla rete ospedaliera diventa grande e alla lunga insostenibile. Abbiamo già oggi un appesantimento della situazione negli ospedali, in modo particolare nel Cardarelli, si riversa ormai di tutto. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali. È pienamente in corso la campagna di vaccinazione, che è l'unica risposta vera che noi possiamo dare a questa terza ondata di Covid in Italia. Noi stiamo lavorando come regione in due direzioni. La prima è quella di cercare forniture aggiuntive di vaccini sul piano internazionale. Non appena avremo concluso qualche contratto con altri fornitori, ve ne daremo notizia, ma stiamo lavorando ormai da una quindicina di giorni per stipulare contratti di fornitura aggiuntiva di vaccini. Ripeto sempre che ovviamente la somministrazione avverrà quando ci sarà l'autorizzazione delle autorità sanitarie. Ma intanto ci prepariamo ad avere qualche milione di dosi di vaccino in più. Perché se andiamo con questi ritmi ci mettiamo anni per completare la vaccinazione dei nostri concittadini. Il secondo piano su cui ci stiamo muovendo è quello della produzione del vaccino in Campania. Vi sono aziende che producono farmaci che possono attrezzarsi con l'aiuto della regione, con un aiuto finanziario anche rilevante, attrezzarsi con le tecnologie necessarie, bioreattori in modo particolare, per l'infialamento del vaccino e la distribuzione del vaccino. È un'operazione che richiederà non meno di 4 mesi dal momento in cui dovessimo stipulare un accordo con aziende in grado di produrre nel nostro territorio il vaccino, ma stiamo lavorando in questa direzione. Cambiamo argomento, sono i Maneskin a vincere la 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Zitti e Buoni, al secondo posto il duetto formato da Fedez e Francesca Michelin con Chiamami per nome, al terzo Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. La serata finale, l'ultima, condotta da Amadeus e Fiorello con il noto conduttore che ha già confermato in conferenza stampa che non condurrà la prossima edizione del festival, ha ottenuto 10.715.000 spettatori con il 53,5% di share. In valori assoluti c'è un recupero rispetto alle prime serate che erano in calo rispetto ai dati degli scorsi anni. La finale dello scorso anno è stata vista da 11.477.000 spettatori con uno share addirittura del 60,6%. L'edizione del 2021 si pone in linea con l'ultima serata del festival del 2019, che è stata vista da oltre 10 milioni di persone con uno share del 56,5%. Una rarissima variante del virus SARS-CoV-2 è stata identificata dal laboratorio di microbiologia dell'azienda sociosanitaria territoriale Sette Laghi in provincia di Varese, di cui un caso analogo al mondo è stato individuato in Thailandia. Questa variante è stata poi confermata dai medici del San Raffaele di Milano, che hanno ampliato e ricostruito il genoma del virus, confermando comunque che non sembrano esserci delle caratteristiche tali da inficiare
l'efficacia dei vaccini, ma ci sono delle mutazioni genetiche che sono tutte da studiare. Il secondo caso riscontrato, come si diceva, è in Thailandia, isolato da un viaggiatore che era di ritorno dall'Egitto. Sul punto si è espressa l'assessore al welfare lombardo Letizia Moratti, che ha detto ancora una volta la Lombardia ha dato dimostrazione dell'eccellenza delle proprie strutture, ottenendo un risultato che avrà sicuramente risonanza a livello internazionale. Ci spostiamo a Somma Vesuviana, dove il sindaco Salvatore Di Sarno ha parlato di quelle che sono le attività di restyling cittadine, approfittando di quello che è il periodo Covid. Lo ascoltiamo. Ho detto tempo fa che insomma sarebbe diventato un cantiere a cielo aperto, e così è stato. Oggi siamo sull'asse viario principale della città, via Aldo Moro, dove si sta facendo il rifacimento del manto stradale. Qui ci sono due scuole importanti, una scuola media e il liceo. Saranno fatti degli attraversamenti a misura d'uomo, sarà resa degna di essere chiamata strada. Chiedo scusa ai miei concittadini che in questo momento stanno comunque vivendo un po' di panico, perché chiudere quest'asse principale significa dare un po' di problemi. Chiedo scusa ai commercianti che già stanno vivendo un momento particolare per le proprie finanze, ma due giorni di sacrificio saranno compensati da una strada fatta a misura di cittadino. Volevo ringraziare inoltre i miei due assessori, Stefano Prisco e Maria La Montagna, che ieri hanno concluso il mandato nella mia giunta, e dare il benvenuto ai due nuovi assessori, Luisa Cerciello e Ciro Cimmino, che saranno sicuramente degni di far parte della giunta della mia città e sicuramente daranno manforte nel rush finale della mia amministrazione, del mandato della mia amministrazione. A Caserta, nuovo bollettino di aggiornamento Covid a cura, come sempre, dell'ASL di Terra di Lavoro. I nuovi positivi sono stati 357 a fronte di 3.121 tamponi processati, per un tasso di incidenza dell'11,43%. Come vedete dalla grafica, i deceduti sono stati 4, i guariti 142, per un nuovo aumento degli attuali positivi su tutto il territorio di 211 persone positive. I comuni che fanno registrare attualmente il maggior numero di casi attivi sono Caserta con 445, Maddaloni con 340 e Aversa con 278. Restiamo nel casertano, in particolar modo a Marcianise, dove il sindaco locale Antonello Velardi si è sfogato con un lungo post sui social della situazione sul territorio. Il primo cittadino ha scritto che nella serata di ieri alle 9 era ancora al comune a svolgere le proprie attività e si è accorto di grida e schiamazzi di ragazzi, quasi tutti senza mascherina, che circolavano per strada senza il benché minimo distanziamento, e la maggior parte di questi giovani sono minorenni, dunque rendendo quasi inutile l'intervento delle forze dell'ordine. Ha detto il primo cittadino: servirebbe un agente di polizia, un carabiniere per ogni marcianisano. Io rifletto su queste scene e sono la dimostrazione del fallimento dei nostri modelli educativi. A fallire, ha detto Velardi, sono state le famiglie, i grandi sconfitti sono i genitori. Salgono i contagi, ma la gente continua ad uscire, mentre i genitori sono a caso anche loro per strada e si protestano di quelli che sono i pochi controlli, senza invece chiedersi dove sono stati i propri figli o perché a quest'ora non stanno a casa come d'obbligo, secondo quelle che sono le normative anti-Covid. Non vedo l'ora di vedere domenica i genitori fuori ai bar e i figli in sera ad urlare. Intanto la curva dei contagi continua a crescere e alla fine sarà soltanto una lamentela generale, perché la zona rossa viene definita una limitazione della libertà. È una partita persa, ha concluso il sindaco, non c'è gara contro l'idiozia umana. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli di Gennaro Gattuso, reduce da una settimana di tensioni, ospiterà questa sera
al Diego Armando Maradona il Bologna con l'obiettivo di proseguire il cammino per la Champions League. In porta, ritorno di Meret, in difesa ci dovrebbero essere Koulibaly, Rachmani, Goulam e Di Lorenzo, Politano, Bakayoko e Fabian Ruiz a centrocampo con Zielinski e Insigne alle spalle di Dries Mertens. Per il Napoli la vittoria è un obbligo dopo il pareggio contro il Sassuolo e troppi punti persi nell'ultimo periodo. Nel Bologna invece al centro della difesa dovrebbe rientrare Danilo, in attacco Rodrigo Palacio sembra favorito su Barro, si accomoda in panchina Orsolini, alle sue spalle agiranno Sansone, Soriano e il danese Skovolsen. Infine la Casertana, che dopo la vittoria contro il Francavilla sfida nella trasferta di Vibo Valentia la Vibonese. Il diktat per mister Federico Guidi è una concentrazione massima per raggiungere quanto prima la salvezza, abbandonare le zone calde della classifica e potersi concentrare sui play-off. 22 i convocati con Out Castaldo, Izzillo e Bordini. A presentare l'incontro di Vibo Valentia è stato proprio l'allenatore campano. Lo ascoltiamo. Andiamo alla ricerca di quella continuità che ogni tanto in questa stagione ci è un po' mancata, e quando parlo di continuità di prestazione, di atteggiamento, di voglia, di cercare di primeggiare nei duelli, cercare di arrivare prima sulla palla, insomma tutto ciò che serve per arrivare a provare a portare un risultato positivo a casa. Chiaramente mancano pochi punti a quello che è il nostro obiettivo, e cerchiamo di raggiungerlo quanto prima possibile in maniera tale di poter poi spostare la nostra attenzione su orizzonti nuovi. Quindi Vibo è sicuramente una trasferta difficile, impegnativa, allo stesso tempo molto importante, perché noi vogliamo definitivamente blindare, centrare il nostro obiettivo, che era quello che c'eravamo prefissati a inizio stagione. Sì, questo deve essere la nostra mentalità, quella che ci deve contraddistinguere sempre, andare alla ricerca di una prestazione di ognuno di noi al massimo, in maniera tale da non portarsi dei rimpianti. Me l'avete sentito dire tantissime volte e non mi stancherò mai di ripeterlo, perché ormai abbiamo visto che nel momento in cui non riusciamo a fare le nostre cose possiamo essere fastidiosi per qualsiasi avversario. Ma allo stesso tempo, nel momento in cui c'è un calo di concentrazione o qualcuno manca dal punto di vista dell'atteggiamento, rischiamo di subire da chiunque, anche da avversari che magari sulla carta sono alla portata. Siccome in questo girone specialmente, ma in tutte le partite della Serie C, non esistono avversari facili, e quindi noi non dobbiamo assolutamente intanto sbagliare l'atteggiamento e su quello iniziare a costruire la nostra prestazione fatta di quei principi, di quei concetti che lavoriamo quotidianamente. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.